ricostruire la storia dell'emigrazione, cioè il CISEI, che è questo centro di studi delle migrazioni italiane che ha sede a Genova alla Commenda di Pre, è stato fatto una decina d'anni fa, si propone di ricostruire la memoria storica dell'emigrazione italiana, e nel ricostruire la memoria storica non è stato possibile ricostruire la fine 800, inizio 900 senza imbattersi più volte nella figura di questa Francesca Cabrini, suora che voleva fare la missionaria. È andata da Leone XIII e Leone XIII le ha detto tu vai non a Oriente ma a Occidente, perché a Occidente ci sono gli emigrati italiani. Gli emigrati di fine 800 sono tantissimi, nella decade del 1880-90 erano in pratica negli Stati Uniti erano il 5% degli immigrati, poi sono diventati il 13% nella decade successiva fino a diventare il 25%, quindi praticamente su 4 immigrati negli Stati Uniti uno su 4 era italiano, quindi gli italiani costituiscono una grossa parte della popolazione, e la Francesca Cabrini è stata l'organizzatrice di tutte le strutture di supporto per gli immigrati e per i loro figli, cioè si trattava di dover gestire i bimbi. Gli emigrati quando partivano con la valigia di carta legata con lo spago e poi con 5-6 bimbi al seguito, e arrivavano negli Stati Uniti e avevano bisogno di qualsiasi cosa. Negli Stati Uniti, perché è andata in Sud America, è stata in Argentina, è stata in Cile, è stata in Brasile. Quindi ha praticamente abbattuto tutta la parte dell'America, del nord e del sud. Complimenti al CISEI che ha promosso questa mostra che dà conto, rende conto innanzitutto dell'opera di una santa che poi è la santa di tutti coloro che sono migrati dall'Italia soprattutto verso l'America. Io credo che siano immagini bellissime di speranza e di sofferenza insieme. Quindi sono volti che sicuramente fanno riflettere, interfacciati con quelli appunto della Santa. Quindi è una mostra che ha uno sfondo religioso, ma anche un grande valore storico. E poi, permettetemi di dire, avviene proprio nella settimana, nei giorni in cui le donne sono abbastanza protagoniste, quindi anche pensare che si rivaluta una figura femminile come quella della Santa che ha protetto tutti coloro che hanno viaggiato dalla Liguria verso l'America, anche dalla Liguria, credo che sia un bel messaggio e insomma un grande valore culturale, sociale e artistico.